Ciao a tutti ragazzi, sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Proseguiamo la nostra serie su Rust e Corridan il boscimano. E come vedete sono sempre al solito nudo con l'arco, questa volta su un server italiano e sono nascosto nella macchia. Vediamo un po' davanti a me. Ecco, il cervo, vediamo subito di fare. Che il cervo mi serve a bestia. Anche il coniglietto. Ma il coniglietto lo lasciamo andare che tanto no. Aspetta, fai vedere il coniglietto. Ma la dai l'accetta? Vabbè, vediamo un po'. Questo mi sa che è un casino da prendere. Cioè, se ce la faccio a prendere questo con l'arco è fatta. Preso! Porca puttana, in testa! Benede! Erdic! Oh, poveraccio, guarda lì! Cioè, vabbè, sì, a parte il fatto del. Oh, madonna mia, ma lagga da morì. A parte il fatto del noclip, guarda lì, poveraccio, l'ho buata la testa da parte a parte con l'arco. Che cattiveria di spate. Servirai alla causa. Allora, diamo anche il capriolo qui, l'arce, che cacchio è? Ok, buttiamo giù anche il maialo, così ci sa un po' di clotte per farci un vestitino. Te. Aiala, setoloso, schifoso. Vai, Ale. Certo c'è, due frecce per tirare giù la scroffa e due frecce per tirare giù il cervo. E è regola 3 o 4 frecce per buttare giù l'orso. Ora si prova un po'. Tiè, schiantaci. No, poveraccio, perché altro ripenso all'arco di lietto con la freccia che gli ha trapassato la testa. Cattivissima come scena. Allora, diciamo che facciamoci un vestito, toh, almeno la maglietta e i pantaloni, tanto per dire no, non crepiamo di freddo. Qui davanti a me c'è una torre gigantesca, sembra la torre di Ortank. Ok, siamo nel silenzio della selva proprio completo. Bello, questo panorama così, zitto, ah, bello, di caccia proprio. Come dico sempre, sembra il capitolo 3 d'inverno del mitico, del mio gioco preferito, The Last of Us. Quando con Ellie bisogna andare a caccia, è stupendo. Guarda quanta bella pietra, cazzo. Cazzu, cazzu. Allora, questo me lo metto, il cesti. E poi diciamo che ci mettiamo anche i pantaloni. E poi basta, perché clotto non ce n'ho più. Intanto andiamo a prendere un po' di roccia. Anzi, sai che c'è? Buttiamoci verso l'interno. Eccone una qui. Al solito la serie, ragazzi, la serie è survival, quindi cercherò, sì, di farmi casette. Ma questa volta facciamo una cosa, dai. Questa volta proverò a costruirmi una casetta. Cos'è? Ah no, mi sembrava che sparassero. Inizierò a costruirmi una casetta leggermente più grande con un lettino, con qualcosa. Via, dai, facciamola sempre survival, ma perlomeno con una casetta. Poi, oh, al solito, come dico sempre, la prima volta che mi connetto non trovo più una sega e pace, vabbè, quello. Tanto è uguale, ho shelter o casona, diciamo che lo shelter dà meno nell'occhio. Ti metti a dormire nello shelter e dicono, ma tanto lui lì dentro non c'ha un cazzo. Allora. Ma io direi che quasi quasi è il caso di farmi casa. Allora, prendiamo intanto i pantaloni che abbiamo craftato e si mettono qui. Inizia a avere una fame del diavolo. Quindi direi di iniziare a costruire intanto due piattaforme, due foundation. Facciamo una casetta da due, servono 16 wood planks. Wood planks, sì. Wood planks, se ne servono 16. No, non c'ho abbastanza legna. Non c'ho abbastanza legna, vabbè, intanto le faccio. Devo trovare qualche altro ceppo di legna perché al solito ce n'ho un po' poca. Non già di partenza, me ne sono spawnati tipo 4 intorno. Quindi voglio dire, meglio di così non potevo cominciare. Però non c'ho abbastanza legna per fare le pareti. È inutile quindi buttare ora le foundation per terra e poi stare tutto il tempo per la mappa a girare alla ricerca di roccia. Ce n'ho per 20 anni. Che altro mi sa che è il caso che inizi a costruirmi un focherello perché sennò fra poco crepo di fame. Affatti. Sì. Allora, diamo uscire a giro. Vediamo se si trova un po' di legna. E vabbè, basta roccia. Cioè, guarda quanta ce n'ho. Tanto per ora non mi serve a nulla. Cioè, fino a che non faccio il coso, la forgia. Toh, proprio perché mi sei davanti, eh. Pigliala. E pigliala, forchetta. Questa volta sono su un server italiano, vediamo come si comportano questi giocatori. Per ora non ci sono insulti, vabbè, anche perché sono. Ecco la legna. Per
non sono tantissimi connessi al momento, però vediamo come si comportano, eh. Si fa il test dell'italiano. Allora, prendiamo sto ceppo e quello laggiù. Ok, così abbiamo un altro po' di legna per cominciare a fare la casetta. E dovremmo averci... No, cloth non ce n'ho. Cazzo, mi serve il cloth. Mi serve il cloth per farmi il letto. Ok. Questo ceppo. E... Eccolo, to, il cloth. Volevi il cloth? Tiè. Nel culo lo piglio. Basta, no, nella te... No, nel culo, nella testa. Oh, va bene, va. Culo, testa. Poi ho tirato a strombola, l'ho preso. Cioè, non sono frecce, sono dardi incantati di Dungeons and Dragons, Stevie. Allora, prima cosa da fare, qui, sarebbe bello prendersi a fuoco tutta la foresta. Facciamoci un piccolo campfire, perché sto veramente morendo di fame, quindi metto almeno a cucinare un po' di carne con questi... Oh, ce n'è un altro! Dai, veloce, che devo ammazzare anche il suo fratellaccio. Così metto un po' di carne a cucinare, se no muoio di stenti proprio ora. I'm starving, come dice su Daisy Standalone. Allora mettiamo il focherello qua. Open. 5, no, mettiamocene split. E split, mettiamocene leggermente di più. Tiè, tutti. Dividiamo split. Mai mangiare la carne cruda che si muore. E PG si avvelena. Ok, di frecciante me ne sono rimaste. Poche, però abbastanza per uccidere quel merdone. Tè, nel culo, un'altra volta. Oh, li faccio le punture all'animale. Tè, bastardo. Schianta, più natura. No, ma il coniglietto preso nella testa, ragazzi. Ho rotto l'accetta. E ce l'ho la roba per rifarla ora. Meno male. Lo butto, tanto non c'ho il tavolo per riparare. Si rompa gli oggetti ora, ragazzi. Ho rotto l'accetta. Inizia anche a fare buio. Direi che è il caso di farsi una casetta, uno shelter quanto prima. Se no, ci toccherà passare la notte all'addiaccio. Ma non penso di averci abbastanza legna. Ora vediamo un po'. Oh, l'ha fatta sta accetta. Tiè. Ok. Vai. Sto proprio stiantando di fame, quindi andiamo a mangiare qualcosa. Sto ceppo lo levo prima che me lo inculino. E vai. Ok. Dai, dimmi che c'è qualcosa da mangiare. Dai, ti prego. Che sto stiantando. Oh, bene, grande. Bello come mastica proprio a squalo. Ok, fulliamoci. Ok, allora, le foundation ce l'ho. Dopo le foundation ci vogliono 1, 2, 3, 4, 5. 5 pareti. Wood wall, 5 ce ne vogliono. E ognuna prende 4, 5 per 4, 20. Quindi ci vorrebbero altre 20 wood planks. Vediamo un po' se ce la faccio a farne 20. La vedo dura. Eh no, per po' non ce la faccio. Cazzo, per po' mi servirebbe un altro po' di legna. Vaffanculo. Aspetta, vediamo se qui intorno c'è. Tu, basta, spingiamolo sto fuoco. Tanto e la legna. Ah no, eccola lì. Sì, ho recuperato la legna dal fuoco. Quindi altre 20. Però poi mi mancherebbe da fare la porta che costa. La porta. L'arco, che è il doorway, che costa altri 4. E wooden door, perché non la vedo. Foundation, wood wall, wood window, wood stair, wood ramp. Dov'è cazzo wood? Wood door, dov'è? Non mi ricordo più un cazzo. Dovrebbe, eccolo qui, wooden door. Che costa altri 4. E poi due ceiling per il tetto. Che costano 6 e 6. Mi serve un altro bel po' di legna, cazzo. E inizia anche a fare buio. Oh, vabbè, tutto al più. Cioè, se proprio fa notte e non ce l'ho fatta a costruire niente, mi faccio... Cazzo era.
Mi faccio una cosa, uno shelter alla volée. Oh, cazzo, c'è un orso. Diamo un po' di tirare giù l'orso. Che l'orso paga bene. Tiè, nel culo. Ma dove scappa? Dalla parte opposta? Oh, che cazzo. Cioè, scappa dalla parte opposta? No, ora no. Ora da quella buona. 3 e 4. Ma che mira, ragazzi, che mira. Che mira, non ci si può lamentare della mira con l'arco. Guarda, miro meglio con l'arco in questo gioco che nei giochi con l'ottica, con l'arco, con red dot e tutto. E negli sparatutto. Dai, dai, macolalo. No, no, è notte, via, no, non ce la faccio. Allora, visto che è notte, noi facciamo un piccolissimo shelter al solito in mezzo alle montagne lì. Questo? Ragazzi. Merda, non si vede più nulla. Facciamo uno shelter qui proprio un po' imboscato. Tipo qua. Boia, cazzo, la notte in questo gioco è sempre, sempre più buia, eh. Ok. Wood shelter, veloce. Dai, 30 secondi. Wood shelter e wooden door. E poi mi ci vorrebbe il lettino per dormire, ma il lettino per dormire non lo faccio tanto, ragazzi. Se mi ammazzano, ora come ora, cioè, sì, a parte le risorse che ho, non perdo niente di particolare. Quindi mi faccio uno shelterino qua. O almeno dove me lo fa mettere. Vediamo un po'. Dai, dai, veloce, che cazzo, non si vede più nulla. Però almeno non sto morendo di freddo perché mi sono fatto. Bastano maglie e pantaloni per partire, per non patire il freddo la notte. Wooden door. Vieni qui, Ginevra, ora ti faccio uscire. C'è la gatta che richiede la mia presenza, le devo aprire la porta di camera. Allora, mettiamo un piccolissimo shelter qui così, giusto per passarci la notte. E ci mettiamo la porta. Allora. Mettiamoci la porta. Ok, siamo dentro lo shelter. Non si vede una sega. Fatemi accendere un piccolo campfire. Boh, l'ho messo proprio bello, bello in pendenza. Tanto comunque di solito non dovrebbe attirare. Cioè, io vedo uno shelter. Non mi sogno mai armato di tutto punto, mitra e altre cose. Da andare nello shelter. Però anche quello un po' il senso di Rust. Distruggere lo shelter per entrare dentro. Chi dorme? Oh, se cazzo ha costruito uno shelter. O è uno furbo che non può dare nell'occhio. Ma per la maggior parte delle volte è un giocatore che non ha niente, che è appena partito. Quindi non bisognerebbe mai, direi, dare uno shelter. Però, vabbè. Accendiamo il focherello. Ok. Ragazzi, con questa bella visuale finisce quest'altro episodio di Corridor in Boscivola. Porca, vabbè. Mi sa che me la risognerò sta cosa del coniglietto con la freccia nella testa. Comunque, al solito, fatevela prendere bene. E lo so che state chiedendo Altis Life, volete Altis Life, ragazzi, ve l'abbiamo detto. Stiamo cercando di aprire nel minor tempo possibile il nostro server full RP. Quindi abbiate pazienza, come sarà aperto il server, riprenderà a bombazza la serie di Altis Life. Fatevela prendere bene, alla prossima, ciao.